Sempre dallo spazio Camera di Commercio di Torino al Salone del Libro con Filippo Laguzzi per Coldiretti, azienda agricola Radici a Moncalieri, e si parla di agricoltura sociale. Di che cosa si tratta? Piacere, noi siamo una società semplice, appunto, che è nata da un'azienda agricola individuale e a cui si sono aggiunti membri della famiglia e amici, che hanno portato ognuno diversi progetti. Appunto, lavoriamo proprio sul diffondere la conoscenza della natura, tornare proprio all'agricoltura. Siamo tutti ragazzi giovani, ognuno un po' col suo progetto che si connette, quindi abbiamo progetti come quello di partendo dall'agricoltura, quello di fare la birra artigianale, quello di coltivare funghi, ortaggi, cereali, fare anche allevamento di galline ovaiole e capre, api, abbiamo un po' di tutto. E appunto, con tutti questi input, ci piace proprio insegnare e trasmettere dai bambini più piccoli che vengono con le scuole o durante il periodo estivo, anche organizzando tirocini, inserimenti anche al lavoro nella nostra realtà. Quindi che dà la possibilità di mettere le mani e vivere proprio. Il nostro slogan è proprio imparare naturale, proprio perché in mezzo alla natura e a contatto con la natura portiamo con una nuova conoscenza e consapevolezza. Sì, in mezzo alla natura, a contatto con la natura. Questo è interessante perché l'azienda è a Moncalieri, che è praticamente una città, però c'è spazio e possibilità per fare agricoltura e allevamento a questo livello senza andare, diciamo, così lontano dalla città. Sì, naturalmente non è un allevamento intensivo, abbiamo pochi capi, però comunque per fortuna la zona della collina, quindi anche se a 20 minuti dal centro di Torino si fa proprio un tuffo nel verde, e quindi chi viene all'agriturismo a festeggiare il proprio evento, la propria, anche solo a fare una cena, cosa, è immerso nel verde e riesce a percepire questo contatto con la natura, anche attraverso ritiri che organizziamo, dove le persone si rendono conto di dove sono e quali sono appunto le radici. Proprio per questo ci chiamiamo Radici a Moncalieri.